Amici di Sulla Zampa, oggi siamo al Parco della Torbiera in provincia di Novara. Siamo qui con Samuele Venturini, che oggi lui è un biologo e oggi ci ha fatto da guida in questo parco. Un parco davvero ricco di animali, animali che hanno una particolarità, sono in via di estinzione. Esattamente, sì, la Torbiera nasce alla fine degli anni 70 anche per proteggere appunto questa zona umida che è denominata Torbiera. Che cos'è la Torbiera? La Torbiera è un rimasuglio dell'ultima glaciazione, quando il Lago Maggiore appunto si è ritirato, e viene alimentata solo dalle acque piovane, quindi quelle meteoriche. E la particolarità è anche la vegetazione e la fauna qui presente, fauna autoctona, molti invertebrati, piccoli mammiferi e anche molte piante del posto, tant'è che l'istituzione del parco faunistico La Torbiera ha preservato appunto questa zona di pregio naturalistico. Ma parliamo quindi del parco. Che cos'è un parco faunistico? Beh, è uno zoo, ma non uno zoo di vecchio stile, perché a causa dell'uomo, della caccia, dell'inquinamento, dello sfruttamento del suolo, molti animali in altri paesi del mondo sono ormai in via di estinzione. E allora, piuttosto che lasciar correre questo loro amaro destino, l'uomo stesso, con programmi scientifici e progetti intergovernativi, può fare qualcosa per tutelare questo importante patrimonio di biodiversità, ma non solo a livello locale, ma proprio anche a livello globale. Pensiamo per esempio ad alcuni animali che sono qui presenti. Abbiamo il leopardo del Lamur. Lamur è una zona asiatica. Minacciato questo leopardo dall'inquinamento, dalla costruzione di oleodotti o gasdotti, ma anche dalla caccia indiscriminata, purtroppo. Oppure sono presenti lontre nane. Le lontre sono dei mustelidi, cioè dei predatori di pesci prevalentemente, come la lontra europea, e si cibano appunto di animali acquatici, e che però i fiumi della Cina o dell'Asia spesso sono inquinati da aziende che scaricano, da ditte che scaricano appunto rifiuti tossici, compromettendo così tutto l'ecosistema. Ecco che negli anni anche il parco faunistico è diventato qualcosa di molto più vicino alla natura, soprattutto la Torbiera, perché si punta molto a progetti di conservazione ma anche a didattica e divulgazione. Anche perché, come abbiamo detto, ci sono animali che altrimenti non potremmo vedere, cioè dovremmo andare sul posto e poi, appunto, essendo in via di estinzione, comunque non li troveremmo. E è capitato anche prima, nel fare il nostro giro, ci sono effettivamente dei bambini che non sanno proprio che tipo di animale è, o comunque lo confondono, pensano che siano degli incroci. Sì, esatto, è appunto per questo che il parco faunistico La Torbiera, come altri parchi di questo tipo, puntano molto sulla divulgazione, sulla didattica, sull'educazione ambientale nelle scuole, perché è fondamentale spiegare, sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto i bambini, sull'importanza degli animali in via di estinzione, della tutela dell'ambiente, del territorio e appunto degli ecosistemi in generale. Quali animali particolari, caratteristici ci sono in questo parco e che magari appunto lo rendono proprio per questo diverso dagli altri? In questo parco sono presenti specie in via di estinzione molto particolari, come per esempio il leopardo nebuloso. Basti pensare che questo felino è stato scoperto come specie solo nel 2006. È un felino asiatico ad alto rischio estinzione, appunto. Altri animali che rendono caratteristico questo parco sono i lupi, che fino a pochi anni fa appunto erano a rischio estinzione, ora stanno ripopolando i nostri territori. Presente anche il leopardo delle nevi, il leopardo del Lamur, che abbiamo appunto parlato poco fa, ma anche la capra marcor. Altre specie di ungulati, cioè di erbivori, che sono presenti in questo parco e che personalmente mi hanno colpito sono i cervi sica indocinesi. In pratica questi animali, questi cervi, sono estinti in natura. Non esistono più nel loro arcipelago indonesiano per via della caccia, per via della detenzione in giardini, e sono solo presenti in questi parchi. L'obiettivo del parco faunistico La Torbiera e di altre strutture simili è proprio quello di conservare questi animali, farli riprodurre al fine di reintrodurli e ripopolare appunto di altri individui queste le zone dove loro risiedono.
Esistono due tipi di progetti in questo caso, i progetti in situ e i progetti ex situ, in base appunto al luogo di intervento. Ma non si tratta solo di tutelare l'animale in sé, ma anche l'ambiente di origine. Per esempio vengono acquistati territori per tutelarli dalla caccia o dal consumo di suolo. E vengono anche, per esempio, istruiti dal personale oppure delle guardie, dei guardiaparco, o vengono pagati dei bracconieri per farli diventare squadre antibracconaggio. Quindi si cerca di sensibilizzare non solo il popolo che vive in quei posti, l'opinione pubblica o le persone che magari prima facevano un'attività non tanto legale ma che effettivamente permetteva loro di sopravvivere a livello familiare. Appunto si cerca di riconvertire una sorta di attività non tanto legale per farla appunto valorizzare, per renderla più importante a livello di tutela sia ambientale sia della cultura del popolo ma anche appunto dell'animale, della fauna in sé. Detto questo, parliamo dei piccoli ad esempio. Abbiamo visto ad esempio i piccoli di capibara, che proprio perché sono nati in cattività, che fine fanno? Non rimangono tutti qui? No, esattamente. Allora, giustamente sottolineiamo il fatto che ci troviamo comunque in un ambiente dove gli animali sono in cattività. Ovvio che nel migliore dei mondi possibili gli animali dovrebbero essere liberi. Si dovrebbe tutelare la nostra fauna, il nostro ambiente. È anche vero però che è per colpa, per causa dell'uomo e delle scelte a volte scellerate che fa l'essere umano, motivi per cui ci troviamo a dover restituire questi parchi, ma con criterio. Quindi non sono più, come ti dicevo prima, zoo, vecchio stile, dove la gente visita come fosse una vetrina, l'animale si deve vedere per forza. No. Qui all'entrata c'è proprio un cartello molto grosso con questo parco appartiene agli animali, non disturbiamoli, proprio perché è l'animale che decide quando farsi vedere. Dicevamo sulla cattività, gli spazi sono quelli che sono, ma non è importante tanto la dimensione quanto l'arricchimento ambientale che l'animale ha. Io generalmente tendo a usare una metafora, cioè come se noi fossimo in una stanza, nella nostra camera, con solo una sedia. Sarebbe molto molto monotono. In realtà noi abbiamo la camera con l'armadio, con i libri, con un computer, con il letto, abbiamo diversi arricchimenti che ci permettono di vivere anche in un ambiente chiuso come può essere casa nostra o la stanza nostra in cui viviamo. Gli animali che si riproducono e vivono qui in questi parchi seguono dei progetti, vengono scambiati con altri parchi per arricchire magari il patrimonio genetico. Tutto ciò segue comunque un fine, che è quello della conservazione e della riproduzione di questi animali. Per cui ecco, tutto è studiato, tutto è seguito da personale specializzato. Quindi questi piccoli appunto magari vengono poi ceduti ad altri parchi e magari ne vengono acquistati di altro genere, altre specie. Sì, sì, esistono dei software, esistono delle reti di comunicazione tra parchi di questo tipo, per cui sì, in base alla presenza, ai parchi e alla quantità di animali appunto che vivono in questo parco, si decide poi se scambiarli con altri, se arricchire di più una specie rispetto a un'altra, eccetera. Insomma, ci sono appunto dei progetti scientifici che vengono seguiti da un coordinatore di queste specie. Proprio perché gli animali sono lasciati liberi, hanno proprio i loro ritmi, quindi abbiamo visto, noi abbiamo fatto un primo giro, abbiamo visto alcuni animali, altri li abbiamo potuti vedere al secondo giro, quindi insomma bisognerebbe avere la possibilità di stare qui magari un'intera giornata per vedere davvero come vivono. Sì, esattamente, in un parco come questo è un po' un'avventura. Quando si va a fare birdwatching, per esempio, o si va nel bosco, nella foresta, si va a cercare l'animale, non se lo aspetta lì vicino assolutamente. Anzi, il bello è proprio questo, cercare, aspettare e cogliere l'attimo. Infatti è un piccolo paradiso per i fotografi, un posto di questo genere, non solo perché ha anche animali esotici, ma ci tengo a ribadirlo, sono qui perché ci sono dei progetti di conservazione, ma è anche moltissima, moltissima fauna autoctona e un ambiente mozzafiato a livello naturalistico. Ci sono ad esempio i daini che proprio sono lì, ti passano vicino ed è bellissimo. Sì, è vero, la caratteristica di quest'area è proprio quella che hai detto tu adesso, cioè la gente passeggia e i daini, in particolare le femmine e i giovani dell'anno, passano vicino, ti attraversano e tu li puoi ammirare proprio senza barriere.
Un'altra curiosità invece, sempre a proposito di questi animali un po' particolari, ci sono ad esempio i wallaby, che sono questi piccoli canguri. Abbiamo visto la mamma, che è albina, è bianca, mentre invece i cuccioli sono marroni, come uno si immagina un canguro. Come mai? Sì, esatto, in questo caso un po' si cerca anche la caratteristica. La mamma è albina, che è una mutazione genetica che rende appunto questo individuo colorato così, con gli occhi rossi, eccetera. Ed è bello perché comunque il maschio, che è una colorazione marrone standard, diciamo, quando si accoppia con la femmina, i piccoli che nascono sono marroni. Quindi vedi proprio il musino nel marsupio marrone contornato di bianco, e per chi è appassionato di arte fotografica o di osservazione degli animali è fantastico vedere ciò. Da lì poi si possono spiegare alle persone la caratteristica appunto di questa qualità genetica, oppure il fatto che esistono nel mondo questi animali marsupiali con questo modo riproduttivo particolare. Per cui ecco, ci sono molti spunti anche per insegnare e spiegare alle persone cosa hanno davanti e cosa vedono. È fondamentale questo. Ecco, spunti che noi adesso coglieremo, perché d'ora in avanti proprio su TRC andrà in onda una pillola, chiamiamola così, all'interno di Sulla Zampa, in cui ogni volta verrà presentato un animale particolare presente qui al parco. Sì, esattamente, l'obiettivo è quello proprio di sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto della natura e per far conoscere quello che c'è anche al di fuori dell'Italia, perché un conto appunto è conoscere, vedere gli animali sui libri o sui documentari, ma andare sul posto, portare appunto una TV e quindi il cittadino da casa, lo spettatore, a vedere che a pochi passi, comunque siamo in Piemonte, da casa sua esistono questi luoghi con questi programmi molto molto importanti. E ecco che nel piccolo, quindi anche tutelare una zona umida come può essere la Torbiera, piuttosto che il laghetto di casa, il giardino, o finanziare, aiutare appunto tramite le visite a sostenere questi parchi, è fondamentale, perché è proprio dal piccolo che possiamo tutelare poi tutto quanto, tutto il pianeta, perché la natura ha tanto bisogno di noi e noi siamo qui per custodirla.